Bentrovati a tutti i nostri amici ascoltatori, sempre su Saiuz Web Radio, e questo è Osservatorio Antimafia con Antonella Entranò. E Ugo Lombardi. Diamo il bentrovato al nostro regista Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario, Ciao bentrovato. Rosario. Bentrovati a tutti quanti, buonasera. Diamo il bentrovato anche a Massimo Bonella, direttore di pianetaoggitv.net. Bentrovato Massimo. Buonasera Massimo. Sì, buonasera a tutti. Di fretta questa sera perché c'è un po' di movimento di notizie, non solo fisico qui in studio. E diamo il benvenuto ai nostri ospiti a Savino Percoco, coordinatore provinciale delle Agende Rosse. Bentrovato Savino. Azzurri, piacere vedervi e risentirvi. Coordinatore provinciale della Puglia, naturalmente, e diamo il benvenuto anche a Jonathan Nardella, portavoce dell'Associazione Antimafia Rita Atria di Bari. Bentrovato. Bentrovato. Buonasera, bentrovati. Buonasera, grazie per aver accettato naturalmente il nostro invito e passiamo subito alla linea a Massimo perché credo che ci siano degli aggiornamenti importanti da comunicare. Prego Massimo. Sì, grazie dunque alle 22.02, prendiamo la linea al volo da Venezia, proprio in questo momento mi è arrivata la notizia, la leggo per la prima volta con voi, dunque occhi puntati in Grecia, ad Atene, perché c'è stata la piazza che è esplosa con dei disordini e poi è tornata la calma, vediamo un attimino di capire qui dalle notizie che ci arrivano un po' delle varie testate, scontri in piazza nel centro di Atene con lanci di Molotov e lacrimogeni, un gruppo con caschi, estintori e magliette nere, i soliti, tanto per capirci, ha fatto irruzione lanciando bombe carta e petardi. La polizia ha risposto con i lacrimogeni. Obiettivo dell'attacco, la polizia e il Parlamento, prosegue qui la notizia, dove questa notte si votano le riforme volute dall'Eurosummit. La polizia ha immediatamente circondato il Parlamento con un imponente dispositivo di sicurezza. Tornata poi la calma, la gente ha ripreso in mano le bandiere e ripopolato la piazza. Ecco, probabilmente questi personaggi con le magliette nere sono i soliti infiltrati che si infiltrano, un po' come quello che succede anche in Italia. Ormai la storia si ripete, ormai sanno tutti, conoscono tutti qua, tutti noi conosciamo questi giochetti. Abbiamo un'altra notizia, quindi terremo sotto, come dire, terremo d'occhio questa situazione in Grecia, perché è una notizia che è in fase di una notizia in corso in pratica e puntiamo l'attenzione adesso all'Iran. L'altra notizia è la seguente: l'alternativa dell'accordo con l'Iran sarebbe la guerra. Ecco, quindi se non va a questo accordo, l'alternativa è andare in guerra. Così il presidente USA Obama in conferenza stampa. Israele ha preoccupazioni legittime che riguardano la propria sicurezza, ha sottolineato Obama, che invita i critici dell'accordo, prima di tutto, a leggerlo, poi a esprimere in modo specifico le obiezioni e presentare un'alternativa. Restano profonde le differenze con l'Iran, il suo sostegno al terrorismo, l'atteggiamento per destabilizzare il Medio Oriente, poi lavoriamo per liberare prigionieri USA in Iran, così quindi Obama alla conferenza stampa. Per il momento è tutto da Venezia, se ci sono delle news importanti, delle news urgenti della Grecia, casomai vi richiedo la linea. A voi Bari. Grazie Massimo, eravamo un attimo distratti perché Savino ha messo in primo piano una frase che è il nostro motto quotidiano naturalmente, e che fuori la mafia dallo Stato, come potete leggere, e che è la base del pensiero di tutti coloro che si muovono, soprattutto nella redazione di Antimafia 2000, testata giornalistica con la quale ricordiamo questa trasmissione. È realizzata in collaborazione. Ora, Savino, entriamo subito nel merito della nostra conversazione. Noi ci ritroviamo qui questa sera fondamentalmente per informare gli ascoltatori degli eventi che si terranno in questo fine settimana a partire da venerdì fino a lunedì, quindi per la precisione da venerdì 17 a lunedì 20 luglio a Palermo, naturalmente 4 giornate interamente dedicate
usiamo questa brutta parola, ma non, purtroppo non ce n'è un'altra, alla commemorazione della strage di Via D'Amelio e soprattutto alla realizzazione di un progetto molto importante che ha visto coinvolte tutte le agende rosse d'Italia, cioè la Casa di Paolo. Vuoi dare così delle indicazioni, Savino, dove è possibile anche reperire magari lo streaming per chi ovviamente non avesse la possibilità di recarsi fisicamente in Sicilia? Allora sì, quest'anno ci sono un po' di novità per la che, diciamo, la nostra festa per noi del Movimento delle Agende Rosse. Anziché svilupparsi sui 3 giorni come da tradizione, quest'anno invece abbiamo un 4° giorno di cui tu accennavi, appunto, l'inaugurazione della Casa di Paolo. Avverrà tutto nel pomeriggio delle ore 17 a Palermo in via Vetriera, quindi nel quartiere della Casa di Palermo, dove Paolo Borsellino è nato e suo fratello Salvatore ha ereditato i locali dove a suo tempo sorgeva la farmacia della famiglia Borsellino, acquistandone i locali attinenti. E il sogno delle agende rosse e di Salvatore Borsellino è quello di realizzare all'interno di questi locali un centro di recupero per l'infanzia o di quei adolescenti, ragazzi, ma parliamo poi in generale di coloro che vivono in quel quartiere e che non hanno la fortuna di poter crescere in una forma più, diciamo, meno mafiosa, per non dire qualcosa di più pesante. Salvatore vorrebbe far sì che in quel quartiere i ragazzi non crescano nelle stesse modalità in cui sono cresciuti lui e suo fratello Paolo, e quindi verrà istituito un centro di recupero attraverso scuola di formazione di informatica, di arte e prevalentemente sociale. E è disposto anche ad ascoltare i pareri di tutti coloro che abitano in quelle quartiere per capire come è meglio recuperare un modo di vita che sia distante da ciò che si chiama violenza, ciò che si chiama mafia, corruzione o comunque, in una parola sola, sangue. Sarebbe meglio sostituire quel rosso sangue inteso come violenza con quella che dovrebbe essere il rosso di verità, di quell'agenda rossa che ancora oggi non riusciamo a reunire, e in un'intercettazione dal carcere di Opera, in una conversazione di tutto Rina con la famosa damigella Alberto Lo Russo, lo stesso Rina disse che questa agenda rossa è nelle mani dei servizi segreti, che non dovevano chiedere neanche alla mafia. Quindi provate a immaginare la gravità di queste parole, a conferma di quello che noi abbiamo più volte ribadito anche dopo l'apparizione, a nostro parere, di un fotomontaggio di un'agenda rossa vicino all'auto allora esplosa di Paolo Borsellino. Comunque, tornando sempre all'evento, il 17 ci sarà appunto l'inaugurazione di questo progetto chiamato e denominato La Casa di Paolo, e parteciperanno volti noti, persone che hanno aiutato a raccogliere i fondi per poter ristrutturare, perché la casa sì, era effettivamente una struttura esistente, ma era molto abbandonata e in forma, chiamiamola, un po' sterile, quindi andava comunque ristrutturata. Dobbiamo ringraziare innanzitutto il grande cuore di Salvatore Borsellino, che ci ha creduto tantissimo, ma fanno anche ringraziati la poetessa palermitana Lina La Mattina e l'agenda rossa Riccardo Matera, della Sardegna, perché in forma molto costante sono impegnati per questa raccolta, che non ha solo toccato le agende rosse, ma ha toccato molte associazioni a me vicine, ma comunque, anzi vicine, chiamiamo associazioni in generale, perché chiunque ci ha messo il cuore in tutto ciò, seppur le polemiche come al solito non sono mai mancate, perché voi sapete che ne abbiamo parlato più volte, che c'è stata una condanna per diffamazione nei riguardi di Salvatore Borsellino, perché in una conferenza pubblica disse quello che anche molte agende rosse
dicevano all'epoca, ma i vari magistrati, era comunque una chiacchiera che si diceva in continuazione che di Pisa fosse il magistrato di Pisa, fosse il Corvo. Nei tempi in cui si arrivavano lettere anonime al tribunale di Palermo, e molto spesso queste lettere erano ricevute proprio da Falcone, quindi i voci di corridoio dicevano che questo di Pisa appunto era il Corvo. E quando Salvatore disse queste parole all'interno di una conferenza pubblica, non ricordo ora dove avvenne, fu quasi all'indomani della sua, diciamo, assoluzione della Corte di Appello, perché lui fu prima condannato in primo grado di Pisa e poi invece assolto in secondo grado, seppur la Corte di Appello non considerò le orme digitali che potevano essere raffigurate su quelle lettere anonime. Quindi diciamo che a parere di Salvatore questo è stato una grave mancanza, e quindi è come se non avesse condiviso la soluzione nei riguardi di Pisa. Fa comunque detto che le sentenze si rispettano, e quindi accettiamo questa condanna di diffamazione nei riguardi di Salvatore di 6.000 euro. Cos'è avvenuto comunque nel frattempo? Che le associazioni, tra cui noi, e io fui uno dei primi tra l'altro a lanciare l'appello per la raccolta di fondi per pagare la condanna di 6.000 euro che Salvatore Borsellino doveva onorare a Di Pisa, e si fece carico principalmente di una mattina. Cosa è successo in queste settimane? Che è stato trasformata questo nostro sostegno per Salvatore come un abuso di soldi o di benefici da parte di Salvatore, che attraverso le donazioni alla casa del progetto di Borsi, della casa di Paolo, lui avesse utilizzato questi fondi per finanziare questa condanna. Allora, intanto va chiarito che questa condanna, che questo pagamento è venuto dal conto di Salvatore, che può essere tranquillamente visibile, perché ciò che è tracciabile ha solo una parola, e le parole apparse sul Tempo dalla penna di Luca Rocca sono alquanto mistificatorie e probabilmente avranno anche una querela. Vabbè, tornando alla tua domanda, all'inaugurazione parteciperanno anche Luigi De Magistris e Renato Accorenti. Questa dimostrazione che se alcune amministrazioni portano a cuore le battaglie per la legalità, partecipano sempre a questi incontri, e ci auguriamo che qualche volta anche il sindaco Di Caro ci faccia la nostra bella figura per Bari, che attualmente purtroppo manca anche attraverso gli striscioni a sostegno di Di Matteo. A proposito di questo, è importante sottolineare che domenica 19, giorno proprio della strage di Via D'Amelio, ci sarà anche a Bari una manifestazione organizzata nella Pineta di San Francesco, manifestazione organizzata sempre dal gruppo delle Agende Rosse assieme ad altre associazioni. Questa sera abbiamo appunto presentato Jonathan Nardella, che è il portavoce dell'associazione antimafia Rita Atria di Bari. Ecco Jonathan, qui a Bari invece che cosa è previsto? Qual è il programma del pomeriggio? Quali sono le attività previste? Sì, allora a Bari abbiamo pensato di incontrarci la sera intorno alle ore 19 alla Pineta San Francesco, è una pineta appunto in un quartiere un po' periferico di Bari, però abbiamo scelto questo luogo perché l'anno scorso l'associazione antimafia Rita Atria, in collaborazione con i Giovani Democratici Bari, ha sempre in onore nella data del 19 luglio 2014 ha deciso di piantumare un albero di melograno da dedicare alla memoria del giudice Paolo Borsellino e di tutte le vittime
di mafia. È un albero appunto come simbolo di vita che si contrappone appunto alle mafie, e quindi ci è sembrato giusto in questa nuova appunto in questa nuova data poter ripartire dalla Quinta San Francesco. Partiremo alle ore 19 con un momento di silenzio e poi andremo ad apporre una targa su quest'albero. Qui abbiamo pensato appunto a una serie di dinamiche che in qualche modo possano fare memoria attiva del giudice Paolo Borsellino, degli agenti della scorta, in maniera diversa, cioè lontano dalle solite cerimonie, da quel velo di retorica che copre queste date. Abbiamo pensato appunto di avere dei laboratori che possano coinvolgere i bambini, dei laboratori che possano coinvolgere anche la stessa gente che parteciperà all'evento. Soprattutto abbiamo deciso, tramite la lettura di testi di alcuni brani, di dare voce a quanti hanno speso la propria vita e ancora oggi spendono la loro vita nella lotta alle mafie. E poi infine ci sarà un concerto dal vivo appunto con una rare band locale. Una cosa importante è che comunque abbiamo deciso di poter creare e mantenere un ponte culturale appunto con la città di Palermo, in quanto saremo in collegamento con l'evento organizzato dalle Agende Rosse a Palermo appunto per i saluti sia del direttore Bongiovanni di Antimafia 2000 che dello stesso Salvatore Borsellino. Infatti ricordiamo che nei giorni di Palermo, diciamo così, tantissime saranno le manifestazioni che vedranno la stretta collaborazione tra Antimafia 2000, i gruppi delle Agende Rosse, il Fatto Quotidiano, sono avvenimenti sicuramente importanti, ma forse bisognerebbe smetterla di fare le commemorazioni. Non sarebbe arrivato il momento di praticare quasi un cambiamento culturale quotidiano, secondo voi? D'altra parte le associazioni agiscono sul territorio proprio per questo. Sì, assolutamente. Siamo dell'idea appunto che in qualche modo non debbano esserci questi eventi soltanto nelle date che ovviamente tendono a ricordare, però non a fare soltanto un ricordo sterile, ma a fare memoria, ma ad avere un calendario di eventi, ma soprattutto di porre in atto una serie di azioni durante tutto l'anno, perché insomma siamo anche un po' stanchi di vedere delle cerimonie magari anche di rappresentanti delle istituzioni o comunque di certa parte di un'antimafia che ricorda determinati personaggi soltanto in quelle date, senza poi ricordare o mettere in pratica quelle che erano le loro idee, quelle che erano le loro battaglie, le loro paure nel corso, diciamo, di tutta l'azione quotidiana e nel loro operato sia professionale che civile. Ma io a riguardo, quello che voglio aggiungere, se qualcuno ha seguito un po' le mie pagine Facebook, ho avuto anche un piccolo sfogo a riguardo, in cui molto spesso tanta gente dice di volersi impegnare, critica un po' quella che è la corruzione, il sistema criminale, la mafia in generale, però quando poi c'è da mettere le mani in pasta siamo sempre i soliti noti, quasi ci conosciamo a memoria a livello nazionale. E io mi auguro che le commemorazioni siano anche una forma di impegno. Tanto un po' con le parole di Salvatore Borsellino, alcuni dicono che col passare del tempo via D'Amelio si sta un po' perdendo affollamento. Probabilmente sarà anche vero, da parte di sarà anche un po' di stanchezza, ma soprattutto anche la questione della crisi economica che impedisce a molti di poter pagarsi il viaggio e il pernotto. Ma Salvatore dice una cosa importante: non ha importanza il numero che noi avremo in via D'Amelio, ha importanza lo spirito con quale viene, perché ci sono tanti politici che vengono anche lì solo per strumentalizzare gli accaduti, magari raccogliono di consenso. E io voglio ricordare a costoro che, come sempre, noi gli volteremo le spalle tutti insieme e ignoreremo, perché chiunque della parte politica vorrà venire in via D'Amelio dovrà farlo in veste di cittadino e non in veste istituzionale o in veste politica. E a tal proposito desidero segnalare a tutti gli ascoltatori un interessantissimo articolo a firma di Saverio Lodato, naturalmente sulle pagine di antimafia2000.com, il Borsellino contro l'antimafia Carnival, che è un po' quello che stavamo dicendo. Non è possibile mettere su un carrozzone di manifestazioni e poi fermarsi lì. Comunque quello che vorrei anche sottolineare è che nelle stesse giornate ci saranno altre manifestazioni in tutta Italia, quindi a Milano, a
Bari, a Udine. Ora sto cercando di recuperare una. Allora ci sta Milano, Cuppio, Reggio Emilia, Pordenone, Bari. Credo di averle nominate quasi tutte, perché erano una decina circa, se non ricordo male. E tu hanno comunque lo stesso intendimento, c'è anche Siracusa, sì, Udine è stata menzionata, tutte hanno comunque lo stesso intendimento, perché ricordiamo che Paolo Borsellino, come anche Salvatore, aveva enorme fiducia nei giovani e in quello che sono in grado di fare, per cui tutte queste iniziative servono proprio a fare in modo che i ragazzi siano allontanati, i ragazzi, i ragazzini, i bambini, siano allontanati il più possibile da una cultura mafiosa di cui non è permeata solo la Sicilia, ma della quale ormai è permeata l'intera nazione, per cui nessuno è immune da questo discorso. Ogni ambito della nostra vita è purtroppo inquinato da atteggiamenti e da culture mafiose. A proposito di quello che dicevi tu, Savino, rispetto alla polemica abbastanza triste e vergognosa che si è scatenata contro Salvatore rispetto ai soldi utilizzati, faccio presente che sempre sulle pagine di Antimafia 2000, nella sezione 20, dove c'è il programma di tutte le giornate di Palermo e non, c'è un elenco preciso dei soldi che sono stati versati. Donati, versati, sì, a favore della realizzazione del progetto, e la precisa somma, per cui è tutto assolutamente. Ma a prescindere, ci sono anche i fatturati di come sono stati spesi questi soldi. E questo sta a ritrovare sul sito delle Agende Rosse, no? Sul sito delle Agende Rosse, ma ci sta anche sulle pagine Facebook attinenti alle donazioni, dove ci sono i codici IBAN, eccetera, eccetera. Ma a riguardo vorrei dire che non conosco persone più trasparente di Salvatore Borsellino. Cioè, accusare Salvatore Borsellino di una cosa simile vuol dire anche in un certo qual modo non avere rispetto di quello che è stato suo fratello. Assolutamente. Avevi qualche domanda da porre ai nostri ospiti? Sì, volevo dire che a proposito della commemorazione, il contenuto dell'agenda rossa credo che abbia perso di importanza per quello che riguarda i vari, diciamo, appunti presi dal povero giudice ammalato. Invece acquista sempre più validità il simbolo dell'agenda, tant'è che credo che non abbia più importanza un ritrovamento della stessa, ma diciamo una riscoperta di un simbolo che abbia un colore che faccia pensare. Io, ad essere sincero, sono contento di questa domanda, perché mi piace, mi permette di poter esporre qualcosa che forse non sempre raccontiamo. Allora, il motivo per cui forse il suo contenuto potrebbe non essere più una sorpresa è perché, per fortuna, grazie alle testimonianze di Massimo Ciancimino, è nato un processo oggi gestito da Nino Di Matteo, Teresi, Del Bene e Tartaglia, che si chiama Processo Trattativa, e di cui la Stefania Guzzanti ci ha fatto anche un film. E noi presumiamo, ma non abbiamo la conferma, che molto di quello che c'era all'interno dell'Agenda Rossa forse si sta celebrando in questo progetto, in questo processo. Ma è pur vero che se questa agenda rossa fosse ritrovata, avremmo la prova di quello che nel processo noi denunciamo, ma soprattutto chi ce l'ha, queste manine selvagge che hanno le colpe di quello che si è poi realizzato in Italia e che ci ha portato un po' sull'orlo del fallimento, quasi simile a ciò che sta per avvenire anche in Grecia. Perché non è che i fallimenti economici avvengono un po' per caso, i fallimenti economici saranno sicuramente delle scelte politiche sbagliate, e scelte politiche sbagliate forse ipocrite a mio parere, perché sono state attinenti molto spesso a rapporti tra Stato e mafia, perché non esisterebbe la mafia senza lo Stato e viceversa, un po' come ci ha ricordato a Napoli lo stesso PM Nino Di Matteo. Se la mafia non avesse un finanziamento da parte dello Stato, anzi diciamo il potere, perché tutto il potere è ciò che domina, l'una non esisterebbe senza l'altra. E se davvero volessimo distruggere la mafia, ci basterebbe utilizzare l'esercito
che noi abbiamo, perché come si fanno le guerre? Se noi dobbiamo avere una guerra contro la mafia, ci basterebbe fare come fanno tutte le persone normali degli stati, anche se io la guerra la bandierei a prescindere, compresi gli eserciti, però se dobbiamo utilizzare la loro mentalità, basterebbe utilizzare l'esercito, perché le guerre si fanno con gli eserciti. Mentre a quanto pare noi gli eserciti utilizziamo un po' a girarsi le dita o a timbrare qualche documento nei nostri uffici. Però è anche vero che forse se dovessimo ritrovare questa verità all'interno di questa agenda rossa, forse diventerebbe un simbolo di ricordo, e ci auguriamo, anche se ciò dovesse avvenire, questo simbolo non fosse mai dimenticato affinché non si ripeta ciò che è accaduto, soprattutto in tempi odierni, perché il timore che ciò che è accaduto a Falcone e a Borsellino possa accadere al PM Nino Di Matteo. E Nino Di Matteo ultimamente ha sottolineato che la sua non è una minaccia, perché c'è un vero ordine in fase di esecuzione. Quindi la minaccia è magari una letterina, un proiettile, una telefonata, un'intimidazione, ma quella che sta subendo Di Matteo è un vero ordine di morte, che è tutt'altro. Quindi dovremmo anche cominciare a chiamare le cose per nome, perché il livello di gravità è decisamente più alto. Ma mi permetto di... Jonathan, cosa ne pensa a riguardo? Prego? Non ho sentito la domanda. La domanda era se effettivamente oggi come oggi ha ancora importanza capire qual è il contenuto dell'agenda rossa. Sì, assolutamente. Nonostante in qualche modo, come anche diceva Savino, le argomenti, o comunque possiamo immaginare quale fosse il contenuto, non dobbiamo sottovalutare l'importanza di poter riportare non solo nei processi ma all'opinione pubblica quello che realmente erano le intuizioni di, appunto, del giudice Borsellino. Troppo spesso, appunto, siamo colpiti da un immaginario che porta negli ultimi vent'anni ha portato a considerare tra l'opinione pubblica la mafia come un fenomeno esclusivamente criminale ad opera soltanto di mafiosi, quindi di criminali, in qualche modo a voler tagliare fuori tutti quelli che sono i collegamenti con la politica, con gli stessi dirigenti, quelli che si chiamano colletti bianchi. Quindi, credo che sia fondamentale tenere alta l'attenzione e poter in qualche modo riuscire a portare anche all'opinione pubblica realmente quelle che erano le intuizioni del giudice Borsellino. Ma io mi permetto di dire che intanto per quanto riguarda Savino, l'esercito credo che debba essere usato quando il nemico è ben visibile, altrimenti ci vorrebbero i guastatori o comunque gente che è abituata a combattere quando non sono visibili i nemici. E per quanto riguarda invece il percorso di conquista sociale ma anche ideologica, credo che siamo caduti in un territorio gestito dalla malavita. È sotto gli occhi di tutti che l'economia falleggia, l'ideologia è sottostimata, tant'è vero che i comandamenti europei credo che vengano dettati da una volgarissima gestione economica, messa da parte anche quella ideologica, dove ormai destra, sinistra, centro sono stati spiazzati da una volgarissima, ripeto, gestione economica che appartiene alla malavita, quindi ce ne siamo impossessati anche noi nei nostri rapporti. Beh, se consideri che l'euro è una moneta comunque legittima, ma a differenza della lira, dove il valore era comunque uno scambio tra lira, quindi moneta, e euro, nel caso dell'euro invece è prodotto da una mente privata, che è appunto la BCE. Il che significa che ogni qualvolta esce una moneta dalla BCE, noi paghiamo un tasso di interesse che a mio parere è uno strozzinaggio legalizzato di cui è impossibile uscirne fuori, perché se io sono produttrice di 10 euro e dovessi consegnarlo con lo scambio di questo della vecchia lira, non ricordo quanti erano i valori, e volessi già restituirlo nel medesimo istante, dovrei dare un tasso di interesse magari di un centesimo, ma questo un centesimo non esiste, perché l'unico che può fabbricarlo è la BCE. Quindi siamo praticamente in un sistema mafioso
e poi anche legalizzato. E appunto. E quello che mi preoccupa è che si indigna pochissima gente. Forse chi si indigna dovrebbe cominciare anche a votare, anziché lasciare votare chi poi rappresenta questi sistemi. Non solo, ma questa è un'occasione che abbiamo perso, perché un percorso di solidarietà nei confronti di un paese in difficoltà, che per ora è stato individuato nella Grecia, ma un domani potrebbe essere il nostro. No, i prossimi sono noi dopo la Grecia. Avrebbe dovuto consentire di esplicitare ancora meglio questa solidarietà da parte di paesi che non credo stiano meglio di noi o di loro. E quindi questa era l'occasione giusta per far valere un po' di più la politica e meno la corruzione. Io sono dell'idea che se noi avessimo avuto un sistema meno corrotto e mafioso, probabilmente avremmo avuto un'economia che sarebbe stata la locomotiva per questa Europa. Invece purtroppo così non è. Ma le scelte della Comunità Europea, visto che stiamo parlando di Europa, sono molto lontane dalla scelta comunitaria e sembra un'antitesi, cioè una Comunità Europea che sceglie per stati singoli. Non credo che le scelte imposte dalla Germania e da colleghi abbiano vantaggi per tutti i paesi della comunità, e questo credo che infici lo stesso valore, la stessa identità della comunità, perché non può chiamarsi comunità una struttura che va per ognuno per i fatti propri. E quindi ripeto, questa ennesima situazione che si è creata avrebbe potuto essere una buona iniziativa per recuperare alcuni svantaggi che sono stati inflitti ai paesi come Francia, anche la stessa Francia, Italia, Grecia, Portogallo, Spagna, che credo non stiano meglio di noi. Invece ci siamo lasciati guidare, insomma, dalla guida teutonica, che non è sicuramente a nostro vantaggio. Ma per legittimare quello che dici, c'è anche il sistema probabilmente massonico, seppur non possiamo dirlo con certezza perché non abbiamo le prove, però la Bilderberg a quanto pare la fa un po' da padrone, perché ci sono capi di Stato o enti governativi, industrie, uomini dello spettacolo che si rinchiudono in alcune stanze e di cui nessuno ha accesso, e sono addirittura veicolate e controllate con sistemi di sicurezza dalle forze statali. Questo è qualcosa di un po' sorprendente, perché c'è qualcuno che decide per noi in forma segreta e noi non conosciamo cosa accade all'interno. Il sospetto, Savino, sai qual è? Il sospetto credo che possa essere raccolto un sospetto comune, che forse dobbiamo venderci il Colosseo, e forse qualche paese deve vendersi qualche isola, perché insomma credo che alternative non ce ne sia. La Grecia lo ha già cominciato a fare, hanno già dato una valuta alle isole, alle 13 isole della Grecia, per avere un incasso e pagarsi questo debito. Provate a immaginare che cosa accadrebbe se ciò avvenisse anche in Italia. Ma secondo voi questa situazione, questo scenario economico che si sta realizzando davanti ai nostri occhi, non può essere terreno fertile proprio per le attività economiche criminali, considerato il fortissimo legame che esiste tra criminalità organizzata, non più distinguibile solo come mafia, camorra, 'ndrangheta, considerato ormai un unico circuito? Può rispondere te, Jonathan? Sarebbe bello rispondeste entrambi. Sì, crediamo in qualche modo che questo tipo di scenario può sicuramente portare a un imbarbarimento dei popoli. Crediamo che un'Unione Europea intesa come Unione dei Popoli ancora non sia stata creata, e l'atteggiamento che viviamo anche nello specifico qui in Italia è quello appunto di creare una guerra tra poveri. Può essere nello scenario italiano quella magari verso l'immigrato, nello scenario europeo verso il popolo, in questo caso quello greco, che viene dalle informazioni messe in dichiarato come un popolo inadeguato, un popolo che spende
spende più di quello che ovviamente può. In questa maniera la solidarietà tra i popoli viene meno. È chiaro che con questo tipo di atteggiamento si può soltanto arrivare appunto a degli egoismi, a cercare in qualche modo di poter badare a se stessi, e questo atteggiamento, quando appunto non ci si vede rappresentati né dallo Stato ma in maniera anche più grande dell'Unione Europea, porta soltanto ovviamente a cercare delle soluzioni brevi, che possono anche essere ovviamente i legami con quelle che sono le famiglie e i clan mafiosi, realtà per realtà, quindi le realtà locali. Io invece apro una parentesi, di cui forse è meglio anche chiuderla in breve, per tornare a parlare di Paolo Borsellino, perché è la persona che più merita. Ma il mio timore è che la terza guerra mondiale è alle porte. L'accordo sul nucleare tra Iran e America è stato festeggiato da molti, e forse in un certo qual senso, se ci fosse buon senso, dovrebbe così essere. Ma questo comporterà anche alcuni accordi, tra cui l'emissione del greggio iraniano nei mercati europei, e andrà un po' a tagliare quello che era un tempo dell'Arabia, della Russia, però non solo la Cina, come si comporta in questi scenari. Quindi avrà sicuramente una riduzione del costo e una riduzione della richiesta per i mercati russi, arabi, cinesi. Comunque chiamavano l'alleanza filo russo-cinese. Che cosa temo? Ho la sensazione che l'America ha fatto un ulteriore passo per accerchiare ciò che ritiene l'avversario, che proprio la settimana scorsa il Pentagono ha ritenuto molto plausibile una guerra nei confronti dell'alleanza filo russo-cinese, perché si sente molto alle strette il predominio che ha avuto fino ad oggi sullo scenario economico, e l'America non vuole perdere questo equilibrio. Quindi noi anche alleati, chiamiamoli americani, stiamo appoggiando un po' questo tipo di scenario, che probabilmente la causa occasionale è anche un po' la Crimea. Perdonami se ti interrompo, ma c'è Massimo Bonella che ci ha chiesto la linea, evidentemente ci sono degli aggiornamenti. Prego Massimo. Sì, solo un istante. Alle 22:38, secondo la televisione italiana Rai News 24, ci sono già i primi 50 arresti a seguito degli scontri che sono stati intorno alle 20:20, e poi è stato incendiato anche un mezzo di una televisione locale. Ora, come mai proprio questo incendio su una regia, credo sia una regia mobile di una TV locale, ecco, questo dovrebbe far emergere vari motivi di approfondimento. Ecco. Vi restituisco la linea, quindi ripeto, 50 arresti e incendiato un mezzo di una televisione locale. 22:38, poi la linea. Non so se la notizia è disponibile, ma gli arrestati erano quelli vestiti di nero? Ma non viene specificato. Mi piacerebbe che fossero quei vestiti di nero, magari fatti vedere poi davanti alle telecamere e i propri documenti, così vediamo chi sono una volta per tutte questi signori qui, che si intuffano in tutte le manifestazioni, non solo in Grecia ma anche in Italia, abbiamo visto anche a Roma in più occasioni, ecco. Però poi di loro non si sa più nulla. E quindi ecco questo che mi interessa capire, chi sono questi personaggi che si infiltrano e che poi o vengono arrestati per finta, oppure se vengono arrestati e vediamo chi sono, alziamogli la maschera. Savino, scusa, non volevamo interromperti, però ovviamente... Io ho un po' l'intervento. Io comunque credo che il clima sia favorevole di quello che sta avvenendo in Europa, e in virtù di quanto accaduto nel voto referendario in Grecia. Purtroppo sembra che, come al solito, la volontà popolare non venga rispettata, perché le scelte di Tsipras non sono state proprio attinenti al volere della popolazione greca. Ora vediamo un po' che cosa accade, se ci possa essere uno scenario a catena, anche perché mi risulta che il Movimento 5 Stelle ha chiesto un po' al Parlamento italiano di esporsi su quanto avvenuto in questo referendum in Grecia, quindi, e anche sugli accordi che poi il primo ministro greco ha trovato con l'Europa.
Se questo si estendesse a Macchiatoio a livello europeo, forse una piccola rivoluzione di ribellione potrebbe esserci. Vediamo un po' che cosa accade, anche se io spero che il Parlamento europeo bocci queste proposte arrivate dall'Europa. Questo è uno dei primi anni in cui tante associazioni si mettono assieme per festeggiare, come diceva Savino Percoco poc'anzi, gli eventi di luglio, insomma, della metà di luglio che... A Bari, forse sì. Insomma, è la prima volta che c'è la cooperazione tra tante associazioni. Ora vi chiedo, visto che siete entrambi comunque portavoce, esponenti, Savino è coordinatore provinciale per la Regione Puglia, qual è secondo voi oggi il ruolo delle associazioni antimafia? Rispondo io? Sì, vai, sì, Jonathan. Sì, io credo che, almeno parlo un po' per esperienza personale, poi credo che dovrebbe essere un po' la linea di queste associazioni appunto create tra la società civile. Penso che in qualche modo si debba cooperare con quelle che sono appunto le indagini della magistratura e le azioni delle forze dell'ordine, e quindi in qualche modo lavorare per combattere quel muro di omertà che porta molte volte appunto la gente a sottrarsi, a non collaborare. Quindi mi viene in mente anche la figura dei testimoni di giustizia per cui la nostra associazione si è spesa. Credo che però sia soprattutto fondamentale il ruolo delle associazioni nella lotta non repressiva alle mafie, cioè quelle serie di azioni, quel movimento che porta a coinvolgere soprattutto le giovani generazioni a vedere un po' oltre, a cercare di conoscere quelle che sono un po' le realtà. Diceva la stessa Ritatria, noi dobbiamo combattere la mafia prima di tutto dentro noi stessi e poi saremo in grado di combattere la mafia che è al di fuori noi, cioè dobbiamo partire da noi stessi, da combattere quell'atteggiamento che ci può magari portare ad accettare una raccomandazione piuttosto che magari qualche agevolazione, e poi soprattutto dobbiamo lavorare sempre con le giovani generazioni per portare un esempio di una realtà diversa, quindi lavorare in quei territori dove è più forte il fenomeno mafioso, dove ci sono ragazzi, dove ci sono anche adulti che hanno conosciuto nella loro vita soltanto quel tipo di esperienza, non hanno visto la presenza di uno Stato, vivono in uno Stato come un nemico. Allora se noi facciamo conoscere a questi ragazzi che esiste un altro Stato, esiste un'altra via di poter agire nella società civile, lì potremmo avere dei grossi successi. Io voglio aggiungere che, come sempre dico, l'antimafia non ha colori ideologici, quindi non è né di destra, né di sinistra, né di centro, perché la mafia in base ai suoi interessi si prende il suo partito di opportunismo per l'occasione, talvolta comunque lascia i suoi infiltrati altrove. Come lo dico per le ideologie, le politiche, lo dico anche per le associazioni. Credo non ci sia una reale differenza di lotta alla mafia tra l'associazionismo, quindi o Rita Atria, o Agende Rosse, o Libera, o Antimafia 2000, in realtà noi lottiamo tutti per un fronte comune, per la stessa battaglia e per le stesse giustizie e verità. E condivido però l'idea di dover a volte differenziarci, perché forse noi esseri umani abbiamo bisogno un po' di o di marchiarci o di creare gruppo per sentirci responsabili, per portare l'impegno. E quindi sono dell'idea che un po' in questo è opportuno avere una serie di gruppi, ma soprattutto perché se i gruppi sono intitolati, come ha chiesto anche Salvatore Borsellino ai vari nascenti delle Agende Rosse, titolare a vittime di mafia, o nel caso della Rita Atria, appunto a Rita, che era la ragazza che collaborava con Paolo Borsellino, noi abbiamo anche la possibilità di lasciare nella memoria ciò che purtroppo nei libri di storia non sempre troviamo. E chi ha sacrificato la vita per un mondo giusto, perché l'antimafia è anche amore, l'antimafia vera, sottolineiamo, perché purtroppo la storia ci racconta anche tutt'altro, merita di essere citato nel tempo, seppur sarebbe opportuno avere anche questi nomi nei veri libri di storia. Bene ragazzi, noi purtroppo siamo giunti già alle 11, alle 22:45, e prima di chiudere
Sarebbe opportuno dare informazione ai nostri ascoltatori degli ultimi articoli pubblicati su antimafia2000.com, ricordando che naturalmente chi non dovesse avere la possibilità di recarsi fisicamente in Sicilia per gli eventi dal 17 al 20 di luglio, ci sono gli streaming a disposizione sul sito www.antimafia2000.com. Non so se avete, ragazzi, altre indicazioni da dare rispetto... Sì, qualcosa proprio di rapido. Sì. Il 17 c'è appunto l'inaugurazione della casa di Paolo e la partita di calcio tra la gente rosse e i magistrati, organizzata dal figlio di Paolo Borsellino, Manfredi. Il giorno successivo c'è un'importante conferenza, io la ritengo molto tecnica, organizzata da Antimafia 2000 presso Villa Trabbia a Palermo, in cui parteciperanno i PM Lombardo, i giornalisti Saverio Legato, appunto Giorgio Bongiovanni, Salvatore Borsellino e Antonio Roia. Io chiedo veramente di seguirla, chi non potrà partecipare fisicamente, di seguirla via streaming sulle pagine di Antimafia 2000. E sempre per il 18 ci sarà un corteo che partirà dal Tribunale di Palermo, quindi da Palazzo di Giustizia, e arriverà in Villa Trabbia, dove si celebrerà la conferenza. Il giorno successivo, quindi il 19 luglio, tutti gli eventi, a partire dalle ore 10, si celebreranno in quella che è il luogo simbolo della strage, quindi via Mariano D'Amelio. Ci saranno una serie di iniziative per bambini, testimonianza di vittime di mafia, al minuto di silenzio alle 16:58, l'orario appunto della strage, e in conclusione degli spettacoli partecipi anche Ficarra e Picone. L'ultimo giorno, come da tradizione, si chiude con la salita, anzi la chianata, come viene chiamata in siciliano, verso Monte Pellegrino, ovvero Castello Tuveggio, dove si presume sia stato azionato il telecomando per far esplodere l'autobomba. Si presume, perché dalle ultime intercettazioni in Totorina pare che sia stato lo stesso Paolo Borsellino ad azionare la bomba nel momento in cui ha premuto il citofono di sua madre. Jonathan, vuoi darci qualche riferimento invece per la tua associazione? Sì, allora io dell'associazione ricordo il sito internet, che è www.ritaatria.it, con la doppia A tra Rita e Atria, e ricordo la pagina Facebook del Presidio, che è Associazione Antimafia Ritaatria Presidio di Bari, e ovviamente rinnovo l'appuntamento, che appunto per domenica 19 alle ore 19 presso la Pineta San Francesco a Bari. L'evento si chiama Notti contro le Mafie, quindi per chi magari volesse raggiungere per avere qualche altro dettaglio lo può trovare sempre sui canali Facebook, appunto come Notti contro le Mafie. E vorrei ringraziare le associazioni appunto che stanno collaborando, quindi Associazione Antimafia Ritaatria insieme al gruppo provinciale del Movimento Agende Rosse, i Giovani Democratici, il Comitato Piazza Umberto, il Comitato Genitori Scuola Marconi, l'Associazione Residente San Cataldo, Convochiamoci per Bari, Funiva International e Orto Circuito. Perfetto, benissimo. Noi vi ringraziamo naturalmente. Grazie a voi. Chiediamo ai nostri ascoltatori di seguire queste giornate di eventi e di continuare a farlo anche dopo, naturalmente, perché, come dicevamo, non è importante la commemorazione, ma la continuità degli eventi. Quindi, fuori la mafia dallo Stato, certo, questo lo sottolineiamo sempre e comunque. E, grazie ragazzi e buon lavoro, naturalmente. Buon lavoro, arrivederci. Bene, allora diamo una veloce lettura a quelli che sono i titoli principali della testata Antimafia 2000. Dicevamo appunto che c'è un interessantissimo articolo di Francesco Saverio Lodato, di Borsellino contro l'antimafia Carnival. Questo naturalmente lo trovate in apertura. Dopodiché, trattativa, Tito Di Maggio, mio fratello, le stragi, il 41 bis, Mori De Donno e Ubinu inviano un ennesimo esposto contro il pool, a firma di Lorenzo Baldo, il vice direttore di Antimafia 2000. Ricordiamo i soldi della mafia come ricatto allo Stato di Giorgio Bongiovanni e Aaron Pettinari a proposito del maxi sequestro da... effettuato dalla DIA la scorsa settimana. Poi strage Borsellino, Sarti a Orlando, a che punto sono le indagini sul depistaggio?
La deputata del Movimento 5 Stelle presenta un'interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia, sempre a firma di Lorenzo Baldo. Di seguito troverete tra le Mafia News: Cosa Nostra, quell'anticamera era davvero molto mal frequentata, di Lino Giacalone. Condanna in appello per l'ex sindaco di Campobello di Mazara, Ciro Caravà, 9 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. 'Ndrangheta, confiscati i beni a boss Musolino. E processo d'appello Mori Ubino, la Corte dice no alla riapertura del dibattimento. Ci tengo a sottolineare che trovate il link per seguire tutti gli eventi dei prossimi giorni che si terranno a Palermo, naturalmente. Per il resto è tutto naturalmente sul sito di Antimafia 2000. Ora devo comunicarvi che quella di oggi è l'ultima puntata per questa stagione di Osservatorio Antimafia. Ci diamo appuntamento al primo mercoledì utile di settembre, il 2 per la precisione, sempre alle 22 su Saiuz Web Radio. Se Massimo Bonella ha degli aggiornamenti da comunicare. Sì, ve li do subito. Dunque, attenzione puntata sulla Grecia, ma abbiamo anche una notizia dell'ultima ora, ve la diamo dopo, prima vediamo la Grecia. Dunque, l'accordo sulla Grecia è un nuovo trattato di Versalis, lo ha detto l'ex ministro delle finanze greco Varoufakis, intervenendo in Parlamento durante il dibattito sul primo pacchetto di riforme presentato dal governo Tsipras. Ed ecco la notizia arrivata da poco in studio. Napoli, i corpi di 3 persone sono stati trovati in un appartamento a Napoli. I corpi sono quelli di un uomo di 53 anni, della moglie di 51 e del figlio 18enne. Dagli elementi raccolti, i carabinieri ipotizzano che l'uomo abbia prima ucciso i congiunti con un'arma da fuoco e poi si sia suicidato. La scoperta è stata fatta su segnalazione dei parenti preoccupati per la mancanza di notizie da parte dei familiari. La donna uccisa è la sorella dell'assessore alla cultura del comune di Napoli. Poi ancora, in conclusione, il meteo. Dunque, in arrivo una forte ondata di caldo con punte di oltre 40 gradi. Questo vale per tutta l'Italia, però in particolare le città più colpite sono quelle dell'entroterra. È in tutta Italia questa ondata di caldo, però diciamo che la parte più o leggermente più colpita sarà il centro-sud. Quindi credo, sicuramente da voi, Antonella, avrete delle giornate parecchio calde che vi aspettano. 22:53, non ho altre notizie da darvi, è tutto da Venezia, restituisco la linea a Bari, a voi. Bene, grazie Massimo, soprattutto per l'ultima notizia, ci rende davvero molto felici tutto questo. Ringraziamo Rosario Moreno per la regia centrale da Treviso. Grazie Rosario sia per quest'oggi che per tutta la stagione. Grazie Rosario. Prego, prego ragazzi, insomma, a settembre comunque si ricomincia sperando con meno caldo. Ecco, il 2 settembre, ricordiamolo. Ringraziamo Massimo Bonella, direttore di pianetaoggitv.net. Anche con te Massimo, ci diamo appuntamento al 2 settembre. Sì, sperando che continui il caldo, che il freddo sia sempre più ritardato, magari a gennaio, va bene. Vabbè, insomma, almeno a gennaio Bonella, lasciaci un po' di freddo, eh? Che se voglio dire, già qui la sofferenza è tanta. Salutiamo ancora i nostri ospiti che vedo ancora in linea. Savino Percoco, stavo chiamandoti Saverio. Ciao Savino. Perché? Savino Percoco e Jonathan Ardella. Ciao Jonathan. Ciao, Jonathan. È stato un piacere avervi con noi questa sera in trasmissione, sempre fuori dallo Stato, dalla mafia, dalla mafia, dallo Stato e anche lo Stato dalla mafia fuori, eh? Non è sbagliata la cosa. E diamo appuntamento a tutti voi al 2 settembre, sempre alle 22, sempre su Saiuz Web Radio. Buonanotte e buona estate a tutti. Arrivederci. Grazie dell'estate, Antonella.